Oggi vi voglio far visitare un porto particolare, Marina Porto Antico, che sta dentro una città, proprio all'interno di una città. Vi farò vedere i moli, i servizi, le barche a vela, le barche a motore e infine anche un galeone. Seguitemi. Per la serie Marina d'Italia siamo venuti a Genova, nel centro storico di Genova, e qui abbiamo trovato uno dei marina più belli che abbiamo in Liguria, Marina Porto Antico. A fianco a me ho Massimiliano Barbagelata, della famiglia Barbagelata, che è quella che possiede questa area, questa parte della zona portuale e che ha creato, ha proprio letteralmente costruito il Marina. Ciao Massimiliano. Ciao Maurizio. Allora Massimiliano, io so che voi avete una visione molto particolare del porto, non più solo un posto dove andare, lasciare la mia barca e finisce là, cioè il servizio del porto è l'ormeggio, ma qualcosa di più. Ce la illustri? Molto volentieri. La nostra idea, il nostro modello di operatività è quello di considerare il Marina alla stregua di un hotel a 5 stelle, dove quindi, come dici tu, il cliente non è solo accolto all'ormeggio e non riceve soltanto i servizi portuali che oggi devono esistere all'interno di un marina di questo livello. La nostra idea consiste nel far sentire il nostro cliente come all'interno di un albergo con tutti i relativi servizi. Siamo in grado di accoglierlo al momento del suo arrivo, che arrivi alla stazione del treno, che è qui vicino, che arrivi all'aeroporto, che è altrettanto vicino, organizzargli un transfer privato. Siamo in grado di seguirlo con la nostra direzione porto, la nostra conciergerie di questo hotel a 5 stelle in tutte le fasi della vita di bordo, in tutte le problematiche in cui dovesse incorrere. Cioè gli fate proprio da centro d'assistenza? Gli facciamo da centro di assistenza. Per tutto ciò che possiamo, quindi per i servizi forniti dal Marina, interveniamo direttamente. Dove i servizi del Marina non fossero sufficienti, abbiamo la possibilità di indirizzare il cliente su tutta una serie di aziende partner collaudate ormai da anni, che con noi collaborano e su cui possiamo fare assoluto affidamento. Questo scorcio sembra un po' un Marina a Venezia più che un Marina che un Marina a Genova. Senti Massimiliano, abbiamo detto il concetto di albergo a 5 stelle, però io vorrei sapere, ma tutti coloro che non abitano a Genova e che invece lasciano le barche qui, che io penso che siano veramente tanti, quando arrivano in aeroporto, perché non dovrebbero avere la barca appena sotto l'aeroporto che la raggiungono in un minuto? E invece dover prendere o il vostro transfer o il tassi per arrivare fino a qua. Qual è le cose che gli potete dare in più? Maurizio, la prima risposta ce l'abbiamo esattamente dietro di noi, il centro storico di Genova. Marina Porto Antico è perfettamente integrata con il centro di Genova, con il centro storico di Genova, dove possiamo trovare i nostri famosi caruggi, che sono i vicoli, che ormai sono conosciuti da tutti o quasi da tutti, il più grande centro storico d'Europa, dove quindi i nostri clienti possono trovare ogni tipo di servizio, ogni tipo di attività, di negozio. Pensate che dentro questi vicoletti, andateli a visitare, perché veramente, come diceva Massimiliano, sono pieni di negozietti, ma di attività antiche. Trovate il tripparo, mi hai detto. Il trippaio, il calzolaio, mestieri che nella maggior parte delle città e anche nelle altre parti di Genova ormai sono quasi persi e dimenticati. Sono una cosa veramente molto particolare. Assolutamente. E poi dopo avrò tutto il resto, lo suppongo, ristoranti, cinema, teatri, supermercati, musei, palazzi storici, bellissime passeggiate, lungomare da visitare. Ecco, altra cosa da fare quando si arriva qua, andare a visitare Genova, perché è una città molto sottovalutata, ma se voi la visitate vi renderete conto che è una città veramente molto bella. Massimiliano, un'altra domanda invece, mi dici quanti posti barca avete qui? Abbiamo 270 ormeggi. Per barche da? Da 5 a 75 metri. Oh, e per noi velisti avete il pescaggio giusto? Abbiamo anche il pescaggio per i velisti. Per cui ci potete accogliere. Perché non esageri. Per cui ci potete accogliere. Possiamo accogliere tranquillamente tutti i velisti. Perfetto, questo mi fa molto piacere. Sembrerà strano, ma questo è
da quanto tu mi hai detto, il posto numero uno di Marina Porto Antico, l'ormeggio numero uno. È assolutamente il numero uno, da qui comincia tutto. Oh, e voi dovete sapere, ci troviamo a bordo di un galeone del XVII secolo, non è un galeone vero, è un galeone che fu costruito per il film di Roman Polanski, I Pirati, nel 1986. Ma è abbastanza simile, ha una realtà storica abbastanza precisa. E siccome ci troviamo proprio in una realtà storica, parliamo un pochino di storia, della storia di Marina Porto Antico, che so che è una questione di famiglia. È assolutamente un affare di famiglia. La mia famiglia è legata da sempre alla Marina Porto Antico, da quando mio padre Bruno credette nello sviluppo di quest'area. La Marina Porto Antico ha un progetto che origina nei primi anni 90, quando il Porto Antico era molto molto diverso da quello che siamo abituati a vedere noi oggi tutti i giorni. Era tutto in abbandono qui. Era tutto in abbandono e soprattutto era un'area completamente separata, completamente avulsa dal resto della città. C'erano delle grandi cancellate, di cui ancora si trova qualche traccia qui nella zona di Piazza Caricamento, che la separavano completamente dal resto della parte storica della città. E voi avete riqualificato il tutto. Mio padre credette nell'area, nelle potenzialità di sviluppo e la nostra famiglia da sempre, dalla fine degli anni 90, è legata a quest'area e allo sviluppo di questo progetto. Perfetto, benissimo. Massimiliano, io ti ringrazio molto per averci fatto da cicerone nel tuo Marina e spero di rivederti presto in uno dei nostri video. Grazie a voi della visita. Grazie Massimiliano. E con questo terminiamo la visita di Marina di Porto Antico. Io spero che vi abbia interessato, se così è fatecelo sapere, dateci il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.